Siamo partiti, arrivati, in viaggio, tutto. Siamo tornati. Quello che mancava era proprio questa bellissima frase. Si riprende, dai. Siamo stati un po' fermi, poi era un piccolo problema che voi tutti sapete. E oggi riprendiamo da qua. Non ho nulla da dire, non sono più abituato a parlare davanti alla telecamera. E Nick e Francesco hanno già tracciato tutto quello che era da tracciare. Io e Marco andremo a finire a birra, probabilmente. Assolutamente sì, guardando il sole e il tempore che sta venendo fuori nonostante questa giornata di primo novembre. Buon Halloween a tutti. No, sei morti? Santi? Sei morti? Tutti santi? Sei morti? Tutti santi? Sei morti? No, buon onomastico! Sei morti? Devi stare calmo! Devi spiccarlo, cazzo! I problemi dell'astinenza. Oggi vedete che problemi ci sono. Io già a fare 5 passi ho il fiatone. Stefano starà dormendo. Oh mio Dio, quanti giochi! Figo! È una figata pazzesca. Ciao, man. Attenzione, attenzione, attenzione. Mi raccomando. Perfetto. Oh, io già fly free sangue. Fly free sangue è grande. Fly free sangue. Va bene, bene. Boh, insomma, siamo arrivati. Per ora siamo qua. Gli altri non sappiamo dove sono. E vai che si riparte. Oh, Leo. Oh, Leo. No, Leo, boh, sparito. Leo, ti stai drogando? Le scarpe nuove di Nicola! Questa registrazione è stata fatta prima dell'DPCM. Qua saremmo a 400 o 300. Neanche? Due? Eda. E Clash? No, vabbè. Ah, e vedete, è così alto il posto che stiamo. È come la torre di Babel. No, che poi ti sgozzano, eh. Pericolosa situazione sto periodo. Bisogna stare attenti. Vabbè, ciao, ci vediamo. Che schifo, boh, non posso rifarlo.
E così anche un'altra giornata è andata. Ma c'è un problema: della gente nei running precision o nei precision non riesce a fermarsi. E per questo c'è una soluzione. Da oggi potete usare Fermina Plus 200. Con solo due pastiglie di Fermina Plus 200 al giorno potrete fermare con efficacia i vostri precision e anche gli step precision. Mi raccomando, quindi modalità pirata. Io continuo a mettere i piedi e a caso. Giù per i dirupi. Come farsi male? La distinzione tra la ciccioneria di livello basso, quindi di serie B, alla ciccioneria di serie A. Al momento della perquisizione. Allora, se dovete andare a allenarvi, sì, e se praticate parkour o questi sport strani qua, queste cose qua, è fondamentale, soprattutto perché insomma se uno deve prendere degli appunti in un momento di portarsi sempre dietro una matita con la gomma ovviamente incorporata, perché oh, non si sa mai, cioè devi, no, devi segnare, dove arrivi, devi... col precision devi segnare con la matita, segnare con la matita, tac, se poi hai sbagliato tac, poi ecco, se migliori poi segni un'altra tac, ecco, sì, bravissimo. Però, però magari lo sbagli, c'hai la gomma, cancelli giustamente. Insomma, sempre con, ecco, ricordatevi sempre la matita quando sempre dovete allenarvi. Adesso vediamo un po'. Oh, beh, ovviamente, scusa, porti la matita, dovrai segnare su qualcosa e porti ovviamente il biglietto del treno scaduto, utilizzabile il 31/10, perché tanto poi con la matita basta correggere, tagliare qua, scrivere 01. Ma perché se non passa 1-1. Il controllore, lo fai tu. Ah, giustamente. Cioè, fai salve biglietto. Cioè te lo fai da solo, no? Sì, poi cambi, vieni qua. Sì, mi faccia vedere. Sì, sì, a posto. Ah, grazie, arrivederci, buon lavoro, salve. Ecco, ecco. Basta, insomma, così. Basta.